Eccoci, oggi parliamo di un argomentone, il rimuginio. Il rimuginio non è soltanto fare il nanobrontolo, che insomma alle volte succede a tutti. Il rimuginio è proprio quando abbiamo un pensiero costante e ossessivo che viene caratterizzato dalla ripetitività. Quindi non è soltanto che continuiamo ossessivamente a pensare a una data cosa, ma continuiamo a ripetere a circolo, quindi è un pensiero circolare, la stessa cosa nella testa. Può essere che dipingiamo uno scenario, che abbiamo un ricordo, e continuiamo a riviverlo e a ripeterlo. Quindi il senso è questa circolarità e ripetitività del pensiero. Il pensiero può essere rivolto o a cose passate o a cose future. La caratteristica di questo pensiero e la sua negatività è proprio dato dal fatto che non siamo nel momento, che stiamo vivendo. Quindi, per cose passate, è un pensiero ripetitivo che non ha una soluzione, perché noi continuiamo a ripensare all'episodio successo, ma la ripetitività si innesca anche non soltanto nel ripetere nella nostra mente l'episodio stesso, ma anche varianti dell'episodio, cioè quanto ipoteticamente avremmo potuto fare o sarebbe potuto succedere in modo tale per cui quell'episodio si sarebbe potuto svolgere in maniera differente. Quindi, diciamo, un pensiero inutile, in quanto essendo proiettato verso cose passate, le cose passate in quanto tali sono successe. Quello che possiamo variare delle cose passate, ma questo va spiegato in altri video, è la nostra percezione della cosa passata. Quindi, quando noi ci rendiamo conto, riguardo a una cosa passata, di continuare a pensare a questa cosa, in questo tipo di modo, quindi la ripetitività e la circolarità, stiamo avendo un rimuginio, un pensiero ossessivo. Di contro possiamo averlo anche per le cose future, questo è più a base ansiosa. Quindi cosa facciamo? Il meccanismo, se vedete, è identico, perché prendiamo un episodio, in questo caso non ancora successo, quindi qualcosa che secondo noi succederà, quindi non è neanche detto che succeda, e iniziamo a rimacinarcelo nella testa, a ripetercelo, spesso con appunto le varie sfumature. Ed è per questo che il pensiero ossessivo e rimuginio rivolti al futuro hanno sovente una base di ansia, chiaramente, perché nel cercare tutte le sfumature di quel dato episodio, ad esempio, dobbiamo andare a fare un colloquio di lavoro, nella testa continuiamo a rivedere come potrebbe essere il colloquio, le persone, cosa ci chiederebbero, cosa, ta, 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 sempre a circolo. Quindi non è che quando nella nostra testa abbiamo concluso la sceneggiatura dell'episodio, questa cosa ci quieta e quindi ci siamo prefigurati come potrebbe succedere il dato evento e poi siamo tranquilli. No, ricominciamo da capo e ripetiamo nella nostra testa o molto simile o appunto con queste diverse sfumature. Allora, la prima cosa da fare è rendersene conto, perché se una persona non si rende conto di avere dei pensieri ossessivi, fondamentalmente c'è poco da fare. Spesso e volentieri i pensieri ossessivi hanno anche una formulazione a parole vocale. Quindi potrebbe esserci di immenso aiuto avere persone talmente sincere con noi che ci dicano: ma guarda che su questa cosa ti stai un pochino incistando. A me qualche volta è successo, un paio veramente di care amiche che mi hanno detto: Cri, continui un po' a ripeterla questa cosa. E questo mi ha dato veramente uno spunto in un momento in cui io magari non me ne rendevo così appieno conto di avere realmente un pensiero
ossessivo, un rimuginio. Quindi la prima cosa appunto è rendersene conto. Rendersene conto, quindi un pochino imparare in generale ad ascoltare la nostra mente, cosa produce la nostra mente, non lasciare fluire e basta. Poi che ci rendiamo conto di avere questo rimuginio, indipendentemente nei confronti di cose che verranno o di cose già successe, la prima cosa da fare è, diciamo, veramente il primo mattone che mettiamo in questa nuova costruzione dello star meglio è bloccare immediatamente il pensiero. Perché? Perché il cervello ha dei percorsi che tende a mantenere. Quindi, lo sforzo principe, primario è quello proprio di far fare ai nostri pensieri un altro percorso. Siccome il cervello, essendo autoconservativo sul discorso dell'energia, quindi cercando di sprecare meno energia e di essere più veloce possibile nelle soluzioni a quanto ci succede, tende a seguire gli stessi percorsi, noi gli staremo facendo una sorta di violenza a questo risparmio di energia mentale. Quindi sappiate che il nostro cervello non sarà felicissimo di questa cosa. Quindi cosa farà? Farà un pochino muro a questo bloccare un pensiero che, soprattutto se si ripete da qualche giorno, da qualche settimana o addirittura mesi, ha un suo bel percorso già, tra virgolette, oliato, è come un trenino che va sulle rotaie, non ha intoppi. Quindi noi stiamo mettendo un intoppo in mezzo a questa rotaia. Quindi blocchiamolo, blocchiamolo immediatamente e blocchiamolo tutte le volte in cui ci rendiamo conto che questo pensiero ritorna. In generale, se iniziamo a abituarci a bloccare i pensieri ossessivi, i rimuginii, ci verrà man mano sempre più facile, sui diversi pensieri che ci si presentano, perché questa è un po' un'attitudine che abbiamo e che mettiamo quotidianamente, spesso e volentieri, quindi non su un unico pensiero, ma tendiamo a rimuginare in generale su differenti pensieri, alcuni realmente importanti e con maggior tempo per sedimentarli e sciogliere, altri non così importanti, ce ne rendiamo conto, ma perché proprio il nostro cervello si è un po' abituato a questo rimuginio. Quindi, per bloccare il momento del rimuginio, dobbiamo un pochino ricorrere a dei trucchi, a dei trucchetti con noi stessi. Quindi, la prima cosa è distrarci, quindi fare un qualcosa, meglio non mentale, ok? Per staccare un attimo, magari siamo sedute sul divano e iniziamo a rimuginare. Alziamoci, andiamo a bere un bicchiere d'acqua, prepariamoci una tisana facendo attenzione alla gestualità, cioè ai gesti che facciamo. Quindi il primo, diciamo, step è uscire dalla mente e entrare nel concreto, nel corpo. Quindi, diciamo, può essere alzarsi appunto a compiere un gesto, perché l'uscire a camminare è meno utile in questo caso, perché comunque ci fa stare con i nostri pensieri. Quindi l'utilità di questo primo esercizio è proprio staccarci dalla testa, dal mondo dei pensieri. Quindi va bene andare a fare uno sport quando si è in squadra e bisogna interagire. Va bene benissimo vedere un'altra persona, un'amica, anche e soprattutto una persona con cui in questo caso non si è troppo in confidenza, di modo che ci sia meno facile ricadere nella verbalizzazione del rimuginio. Quindi tutte le attività socializzanti sono utilissime in questo momento perché ci portano fuori da noi stessi a contatto con gli altri. Altro genere di attività
attività, le attività piacevoli. Piacevoli sia mentalmente che fisicamente. Facendo però lo sforzo, ecco, è questo, attenzione all'attività che stiamo compiendo, sia che questa sia attiva, quindi è più facile che ci sia la nostra attenzione, sia che l'attività sia passiva. Mi viene in mente andare a farci fare un massaggio. Se noi andiamo a farci fare un massaggio e per tutto il tempo l'attenzione è sulla nostra mente, chiaramente questo massaggio non ce lo godremo, non ci servirà a nulla, cioè sì, ci servirà fisicamente, ma diciamo non servirà allo scopo che ci prefiggiamo in questo momento, cioè bloccare il rimugignio. Se invece noi andiamo appunto a farci fare un massaggio e seguiamo, ecco, chiudiamo gli occhi, seguiamo le mani del massaggiatore, della massaggiatrice, ogni gesto, il nostro corpo come reagisce, cosa sentiamo, le tensioni che si sciolgono man mano. Ecco, questo focalizzare su altro dal nostro pensiero ossessivo ci aiuterà proprio a interromperlo. Quindi, facciamoci anche preventivamente una lista di cose che per il nostro carattere, per il nostro modo, possono aiutarci in questo, diciamo, primo step. Ci renderemo conto, attuando questi piccoli trucchi quotidianamente, ogni volta che sentiamo di ricadere in un pensiero ossessivo, di due cose. Primo, impareremo a conoscere immediatamente o comunque molto velocemente il rimuginio. Quindi già questa forma di attenzione ci permetterà di essere più vigili e di bloccarlo in fase iniziale. In secondo luogo ci aiuterà a pensare ad altro, creando un'abitudine positiva, creando un modo positivo e creando proprio delle rotaie differenti per il nostro pensiero. E vedremo che da qui in avanti, sempre di più, quando ci arriveranno questi pensieri, in automatico il nostro cervello li svierà, ci porterà a fare cose, ad alzarci, a muoverci, a guardare un film, a chiamare un'amica, a concentrarci anche solo su quello che stiamo facendo, perché spesso e volentieri i pensieri ossessivi diventano ingombranti proprio per questo motivo, perché arrivano e noi diamo agio che continuino anche quando stiamo compiendo altre attività. Potremmo essere sul lavoro e ci distraiamo nel nostro pensiero. Potremmo essere con una persona a cui vogliamo anche bene, che ci sta parlando delle sue cose e noi ci distraiamo. Questo non è bello per noi e per chi abbiamo intorno, per il nostro lavoro, per le nostre cose, perché sovente quando si iniziano a instaurare in modo importante questo genere di rimugini, noi siamo molto meno presenti, molto meno attenti nel nostro quotidiano. Potrebbe essere, non lo so, banalmente, che freniamo troppo tardi rispetto all'auto che abbiamo davanti, la tamponiamo. Quante volte ci viene raccontato, è successo anche a noi, che tamponiamo l'auto davanti. Adesso con le auto con i sensori succede meno, però è una cosa che succede. E che cosa ci viene detto? Che cosa diciamo? Ero sovrappensiero. Allora, ero sovrappensiero non è soltanto ero sovrappensiero perché stavo pensando a un'altra cosa, che è normale, può succedere, ma è proprio quando questo rimuginio diventa ridondante nella nostra mente e non ci permette di avere attenzione per null'altro che questa cosa che continua a rimbombarci in testa. Non è sicuramente un percorso veloce. Tutto quello che porta a cambiare le nostre abitudini mentali è un percorso a cui bisogna dedicare un pochino di costanza e di pazienza. Il difficile in realtà è il primo passo e appunto avere un pochino costanza man mano, anche perché veramente ti renderai conto all'atto pratico
che diventa sempre più facile, che la tua risposta è sempre più veloce rispetto al rimuginio e che dura sempre meno la fase e l'intensità stessa del rimuginio. Man mano che andremo avanti, vedremo che questi pensieri che prima ci ingombravano completamente la mente saranno come, diciamo, dei lampi che passano, perché è giusto che passino anche questi pensieri, ma noi saremo lì pronti a riconoscerli in primis e a bloccarli, ma bloccarli in modo positivo, cioè sostituendo al rimuginio cose positive, propositive, pratiche, belle che ci fanno stare bene, perché anche l'attitudine a stare bene è un percorso neuronale che possiamo insegnare al nostro cervello. Quindi spero che questo piccolo excursus sul rimuginio e sulla impostazione da iniziare ad avere sia stato pratico. Se poi vi interessa l'argomento, possiamo anche andare un pochino più nello specifico, sia sulla tematica stessa, sia su piccoli esercizi concreti da poter fare. Ce li segniamo, li mettiamo lì da parte e al momento della necessità, sia che ce li abbiamo lì, ce li rileggiamo e li facciamo, oppure che ce li ricordiamo, può essere sicuramente, ecco quello che dico sempre, nel pratico, cioè cose concrete da fare, quello che ci aiuta veramente ad avere una vita piena, vissuta, goduta, serena e propositiva, piena di cose belle che facciamo, produciamo e pensiamo noi.